Un altro segno di manifestazione è la scrittura automatica, come mi hanno suggerito in un forum, ma la trovo altamente corrotta, si può dire. Ci ho provato, eh? Credo di avere i fogli da qualche parte. Provo a... Eccoli qua. Ecco i fogli e queste sono le bizzarre scritture che sono venute. Nulla che abbia un senso compiuto. Se non alcune parole che però credo di aver scritto io. Ecco, facevo delle domande a Sara e venivano le risposte. Ora, io ho, provando la scrittura automatica, ho avuto veramente la sensazione di non essere io a scrivere, però non sono molto convinto, anche perché mi sembrava fossi più io a pensare le risposte che quelle a scrivere. Quindi sono un po' scettico riguardo all'argomento. Vedete? Avendo pazienza avete trovato anche un po' di scetticismo in me. Quindi, più che altro, ho notato solo un cambio di calligrafia, che non è la mia. Se trovo il foglio giusto, ve lo faccio vedere. Perché sono andato da scrittura grande come non so cosa a scrittura piccola. E a quel che penso non erano mie nessuna delle due. Anche se comunque non faccio reggere comunque la ipotesi. Perché una volta provavo a scrivere con altre entità, una volta ho provato anche con un angelo, pensate un po', provando ad analizzare il suo nome, eccolo qua. Ecco, io non ho mai avuto una calligrafia tondeggiante, mai, sempre spigolosa. Adesso vi faccio vedere. Già che ci siamo, vi scrivo qualcosa. Ecco qua. Come
stai. Questo è un esempio di scrittura. Eccolo qua. Ciao, come stai? Vedete che è molto spigolosa? Ora io vorrei riuscire a capire come si è arrivati a questa calligrafia. Vedete che è molto più tondeggiante? Ah sì, avevo chiesto se mandava un messaggio a una mia nonna defunta. Ora, ho chiesto se glielo aveva dato. Lei, teoricamente, se era lei, avrebbe dovuto scrivere no perché non so il nome. Infatti mi ho scordato di dirgli il nome della nonna. Si chiama Giuseppina Valente, la nonna. Va bene, le darò il messaggio, scrive Sara. Dimmi qualcosa del luogo in cui ti trovi. È un luogo bello, bellissimo. Non posso parlarne. Ecco, questa calligrafia qui mi fa pensare. Non riesco a capire perché. Non è la mia calligrafia. Continuo ad essere scettico, ma non è la mia calligrafia. Sì, ascolta tua madre. Sì, devo avervi detto qualcosa. Ti voglio bene, anche io. E mi ha fatto il cuoricino, se vedete. Ecco, e dopo ho scritto anch'io per fare una prova. Ciao, io scrivo così. Ecco, il mio corsivo, che è questo. Guardate com'è puntiglioso, com'è spinoso. Questo invece mi sembra molto infantile e mi sembra anche molto tondeggiante. Ora lascio a voi dire cosa ne pensate, mi raccomando, ci conto. E se volete ci mettiamo d'accordo e un tal giorno proviamo con la scrittura automatica. Se viene, viene, se non viene, pazienza. Grazie mille e al prossimo video.